E l'Arzachena va in Serie C, adesso lo potete dire, ci siete, un traguardo che stavate inseguendo, non era il vostro obiettivo, però a un certo punto avete detto lo possiamo fare. Sì, siamo partiti per fare un buon campionato, però dentro lo spogliatoio siamo detti dai, dobbiamo migliorare intanto i punti che abbiamo fatto l'anno scorso e poi dobbiamo fare di tutto per entrare nei playoff. Poi quando ti trovi lì un mese dalla fine, ti trovi lì sul primo posto, ci devi tentare. La società ci ha fatto capire che volevano vincere questo campionato e sapevamo che non era facile, specialmente dopo il pareggio a Sansepolcro, dovevamo vincere 3 volte. Però abbiamo dimostrato, secondo me, di essere i più forti. Abbiamo battuto le squadre più forti. Abbiamo la miglior difesa, abbiamo un attacco che fa paura, il capocannoniere, i numeri parlano. Ecco, tra l'altro ne abbiamo parlato con i tuoi compagni, in questa maglietta c'è detto nessuno ci credeva, poi invece voi a un certo punto ci avete creduto e avete realizzato un sogno. Sì, noi va bene, scherzando già qualche mese fa, ragazzi, se riusciamo a stare lì su, perché è bello stare lì su, quella è la cosa più importante. Però si avvicinava la fine del campionato e comunque stavamo sempre lì e a un certo punto vedevamo che sia il Monterosi che il Rieti lasciavano qualche punticino in giro. Allora ragazzi, c'è veramente ce la possiamo fare. Sapevamo che doveva essere molto difficile, però abbiamo fatto di tutto. E poi secondo me la scorsa settimana è stata una prova di forza, una cosa incredibile, abbiamo fatto vedere veramente chi doveva vincere il campionato e oggi l'abbiamo dimostrato di nuovo contro comunque una buona squadra. Si ha l'impressione che se il campionato fosse durato ancora battevate chiunque, no? Perché adesso eravate dritti verso l'obiettivo, anche oggi un po' di tensione, però poi 4 gol avete fatto. Sì, un po' di tensione sì, perché comunque non abbiamo tanti ragazzi giovani che non erano abituati a giocare questo tipo di partite e veramente dopo il Nuoro ci siamo resi conto, ragazzi, qui veramente possiamo scrivere la storia, possiamo portare l'Arzachena in Serie C, che non sono mai stati, per qualcuno non ha mai vinto un campionato in Serie C. Abbiamo parlato anche con i ragazzini che per l'anno prossimo è molto importante, perché comunque hai vinto un campionato. E poi quando... Sì, la pressione si è vista anche all'inizio, eravamo un po'... non lo so, stavamo aspettando un po', vedendo un po' come fosse la partita, però poi alla c'è fine... stata l'irruenza di Pietro, no? Lì ha scaraventato in sì, porta il gol, il vantaggio. Una forza, un'importanza per questa squadra, insieme con Andrea lì davanti hanno fatto la differenza tutto il campionato. Tu da difensore hai notato l'importanza dell'attacco, dal di fuori si vede l'importanza della difesa. Siete impenetrabili quasi e con Marco Ruzzitto che nel momento cruciale inizio del secondo tempo ha parato quel rigore che ha tolto ogni paura. Sì, Marco è un ragazzo che merita minimo Serie C, l'ha dimostrato già l'anno scorso e quest'anno ancora di più, specialmente nei momenti più difficili, perché oggi se loro segnano 2-1 cominci con la pressione che comunque avevamo, comincia una partita nuova. Ha fatto la differenza lì, ha fatto la differenza in altre partite, veramente complimenti a lui, complimenti agli attaccanti, ai difensori. E io aggiungo complimenti a Bonacquisto che ha fatto doppietta, non l'ha mai fatto in carriera, ha fatto una gara meravigliosa. Sì, ci ha trascinato come un vero capitano lo deve fare, abbiamo gestito questo campionato con i grandi insieme. E lui è sempre stato davanti a tutto e si vede nel suo gioco. Anche oggi ha fatto una dimostrazione di una voglia di vincere questo campionato e secondo me quello che dopo 34 partite sta lì su merita di stare lì su. Senti, ma la soddisfazione più grande per voi è vedere lo stadio pieno? È bellissima. Già la scorsa settimana a Nuoro siamo usciti per il riscaldamento, già era quasi pieno il settore ospiti. C'è entusiasmo, si è creato questa atmosfera insieme con i tifosi che è quasi magica. E poi oggi vedere tutte e due le tribune strapieno, proprio bellissimo. Ho capito che la gente è venuta da fuori. Questo è l'orgoglio per la Gallura, per la Sardegna, 2 squadre in Serie C adesso e si è visto perché la gente si è avvicinata alla squadra,
ad Arzachena, questo è bellissimo, veramente bello. Grazie tante, complimenti a te, alla vostra squadra, un traguardo meraviglioso, siete stati fantastici, perché non è il vostro obiettivo, però con la tenacia che contraddistingue i sardi siete riusciti a raggiungere un grande traguardo. Complimenti ancora. Grazie.